chiaro che con due liste, che con la spaccatura che c'era stata nella vecchia amministrazione dell'Uzi, il risultato positivo ce lo aspettavamo, però probabilmente non di questa portata. Quindi significa che il percorso che abbiamo costruito è stato apprezzato dai vadesi ed è stato votato. Ecco. Quindi le competenze, i consiglieri comunali che abbiamo proposto, la lista di consiglieri comunali che abbiamo proposto è stata apprezzata anche in virtù poi delle preferenze che sono state espresse, che sono state abbastanza copiose per quel che riguarda la nostra lista e il nostro gruppo. Nel 2020 quali sono le criticità più impellenti di un territorio come Sant'Angelo in Vado e le priorità che si darà alla sua futura giunta? Allora, la criticità secondo me la più impellente è, come ahimè tutti stiamo vivendo, è sul discorso sanitario legato al coronavirus Covid, quindi questa cosa qua non va presa tanto alla leggera. Dobbiamo metterci un focus importante perché la riapertura che c'è stata parziale comunque vediamo giorno per giorno che sta creando qualche, parlo soprattutto anche in termini di vallata, qualche problemino sta tornando fuori, quindi è bene non togliere il focus da quell'attenzione lì, perché è una difficoltà, una problematica che va attenzionata in maniera importante. Dobbiamo riacquisire, io come ho detto spesso in campagna elettorale, una centralità nell'Alta Valle del Metauro, dobbiamo ritornare ad essere un po' il fulcro dell'Alta Valle del Metauro, un territorio che comunque negli ultimi anni è stato un po' trascurato dagli enti maggiori, diciamo così, ma anche è stato anche da parte nostra un po' trascurato, nel senso che delle azioni che avevamo messo in atto, no, per comunque rafforzare una visibilità su un territorio più ampio, li abbiamo un po' messi nel cassetto. Quindi riprendere il discorso di associazionismo con gli altri enti, comunque di fare un po' legame con gli enti con gli altri comuni che noi sono confinanti. Quindi questo va sicuramente ripreso. Poi vabbè, dal punto di vista programmatico, un focus importante sarà messo sul discorso culturale turistico. Noi a Sant'Angelo abbiamo la Domus, il Domus del Mito, e lì bisogna che ci spenderemo una fiscia importante, quindi in termini di impegno e di sforzi sarà una delle cose in cui investiremo di più. Contestualmente dovremmo anche ripensare un po' lo sviluppo della nostra città, quindi riprendere un po' un discorso un po' da troppo tempo abbandonato di ripopolamento del centro storico. Ecco, da questo punto di vista qua i nostri borghi saranno un po' più riapprezzati, no? Anche a seguito di quello della pandemia del Covid che abbiamo vissuto, perché sostanzialmente presentano un distanziamento sociale quasi naturale, smart working che comunque da questo punto di vista qua ci può venire incontro, quelle politiche di smart working ci possono venire incontro per cercare di ricollocare sul mercato il nostro patrimonio urbano e renderlo migliore. Queste sono, diciamo così, le indicazioni, le linee di sviluppo che vorremmo portare avanti. Poi ecco, speriamo di trovare gli interlocutori giusti e di portare a casa dei bei risultati.